Io ti capisco benissimo perché io ho un problema, cioè io ho tanti problemi, ma uno di questi problemi è il fatto che nei giochi, che siano FPS o terza persona, quando c'è appunto quindi un'ambientazione in 3D, quando che sia un bug, che sia anche in Oclip, quando esco dallo schema, proprio come è stato progettato, e sono in quella specie di universo infinito, tutto dello Bravo, stesso bravo, colore, bravo, quello bravo, ho capito mi dà perfettamente, una sì. sensazione, ti giuro, non trovo le parole per descriverla, una sensazione. Io, guarda, mi è capitato una volta con, non so se Doom 3, probabilmente, giocavo così, poi Sì. ho tirato giù la console, ho cominciato a smanettare un po', e c'era, che era il noclip, il comando, quello che Sì, potevi per passare passare attraverso i tra le muri, no? pareti, sì, Poi l'oclip. attraversavi quella parete che però era l'ultima parete, quindi tu entravi nel non mondo, cioè entravi nella parte che non esisteva, Sì. e io mi sentivo disperso, cioè ero come se fossi smolecolarizzato chissà dove, cioè è assurda sta cosa. Boh, io, Luigi, dai, dimmi che pure tu hai provato qualche volta la No, no, sensazione ma di è presa, no io una cosa. In... abbandono il No, no, podcast. è una cosa interessantissima. Noi abbiamo strutturato le nostre capacità cognitive quando giochiamo, ovviamente. Allora, innanzitutto quando viviamo la realtà normale, abbiamo delle capacità cognitive e percettive legate alla realtà. Poi quando ci proiettiamo nel videogioco, abbiamo ovviamente una ristrutturazione di tutti questi dati, sia a livello percettivo che cognitivo. Ovviamente, quando siamo assuefatti al videogioco perché siamo dentro quel tipo di linguaggio, uscire fuori da una mappa, o fondamentalmente da quello che è il codice che ci aveva connotato fino a quel momento dei canoni precisi di realtà, delle coordinate, ci porta a sentirci totalmente spaesati. Perché è come se tu entrassi nel Matrix e vedessi l'illusorietà del tutto e devi ristrutturare i tuoi dati percettivi e cognitivi secondo un'altra realtà che te la mette in discussione. Perché dice, guarda cosa hai vissuto fino adesso e cu a cui hai creduto fino adesso. E là fondamentalmente ti senti. No, mi hanno spaesato non soltanto mentre stai giocando, perché questo si chiama anche fenomeni di gameplay emergente, cioè trovare delle falle all'interno del gioco che ti possono aprire delle spazialità diverse, tutto quanto che ti porta a fare cose che i game designer non avevano previsto. Quindi usciamo veramente fuori da quello che è il mondo, l'universo che ci fa vivere il produttore del gioco, il creatore. Infatti, Questo è proprio dettagliato. come È il mito diceva della caverna. Vittorio, anche magari ecco il bug, no? Nel senso che ti porta ad Sì, entrare in una cosa che, come dici te, non era prevista, no? ma visto, Però è un'esperienza nuova, cioè tu lei sei immacolato, stai facendo qualcosa di assolutamente nuovo, mai provato, e puoi essere, già di per sé quando uno videogioca può dire ognuno gioca a giochi diversi, perché siamo tutti diversi e quindi non faremo mai le stesse azioni all'interno del gioco stesso, quindi le viviamo secondo storie diverse da un punto A a un punto B, quando c'è la dipanazione, la ludonarrazione si chiama, sono dei termini che mi bastonano sempre quando la utilizzo. Però in questo caso, cioè, là dici no, ho trovato un punto in cui va a finire che non c'è entrato mai nessuno, cioè sono il primo a scoprire questa visione. Ma la cosa più inquietante di questo fattore è che molte volte chi ha assuefatto videogiochi, e non voglio usare un termine moralistico, assuefatto intendo chi li penetra a tal punto per passione, perché li ama, perché li comprende, al punto diciamo da accettarli, da viverli in maniera profonda, quando poi torna nella stessa realtà, la nostra, vede proprio che c'è una sorta di cambiamento di coordinate, per i quali non è tanto facile rintracciare i confini. Io non so se mi è capitato Half-Life 2, per esempio. Sai quante volte paradossalmente ho sentito i miei amici che ci hanno giocato, ma il mio stesso, io sono solo che l'ho affrontato dopo, però loro non giocavano questo coso PC e poi, oh guarda, in fondo a quella via, e magari era una via in cui stavamo passando in città, no? Sembra è come Half-Life 2, per dire. Cioè nel senso loro avevano dato più connotato in realtà ad Half-Life 2, da non dire, oh guarda, quella via Half-Life 2 è uguale. No, ha detto quella via, cioè la realtà è come Half-Life 2, cioè era Sì, più reale questo è Half-Life vero. 2 che la realtà stessa, No, cioè Half-Life 2 è il termine di paragone della realtà. a E se ci... me sì. No, scusa, Luigi, finisci. No, No, qua dicevo. si arriva veramente a dei livelli in cui praticamente dai più adito al videogioco ad essere fondante della realtà che non la realtà stessa.